Al Palazzo dei Convegni di ieri si è appena conclusa la conferenza stampa del senatore Giorgio Tonini, capolista del PD per le Marche, e con lui abbiamo appunto affrontato i due punti cardine del programma. Siamo con il senatore Giorgio Tonelli, a lui vogliamo chiedere, proprio adesso che si è conclusa questa conferenza, il primo punto che lei ha affrontato, cioè la riorganizzazione della spesa pubblica. Sì, io penso che questo sia la vera emergenza del Paese in questo momento. Se noi vogliamo ridurre la pressione fiscale, come è necessario fare per consentire all'economia di riprendere la via della crescita, noi dobbiamo contemporaneamente ridurre il peso della spesa pubblica senza naturalmente far venir meno la qualità dei servizi e delle prestazioni dello Stato, ma anzi migliorando la qualità dei servizi e delle prestazioni. Con lo slogan che noi usiamo, dobbiamo spendere meglio e spendere meno. Sembra una cosa difficile da fare, è una cosa difficile da fare, ma è una cosa possibile, perché qualunque imprenditore ogni giorno cerca di fare questo, cioè si interroga su come può fare meglio con meno. Allora bisogna che questa cultura d'impresa entri anche nel sistema pubblico. L'altro punto che lei ha affrontato è quello di un patto per lo sviluppo e la crescita del lavoro, in particolare il lavoro delle donne e il lavoro per i giovani. Sì, dobbiamo mettere insieme tutte le energie di cui il Paese dispone, a cominciare da quelle del grande, grandissimo tessuto di piccola e piccolissima impresa, che è la grande forza economica del nostro Paese, e con un patto per la crescita, e questo patto per la crescita deve comprendere tante iniziative, tanti interventi, ma due in modo particolare. Uno, noi dobbiamo innalzare il tasso di occupazione femminile, perché abbiamo un tasso di occupazione delle donne troppo basso rispetto al resto d'Europa, e questo si riflette negativamente anche sulla natalità, perché abbiamo visto che in Europa i paesi dove le donne lavorano di più sono anche i paesi che fanno più figli. E quindi dobbiamo dare incentivi al lavoro femminile, naturalmente anche politiche di conciliazione che permettano alle donne di lavorare, e dall'altra parte dobbiamo aiutare i giovani a uscire dalla trappola della precarietà, consentendo di capovolgere l'attuale sistema di incentivi, che rende conveniente per gli imprenditori dal punto di vista fiscale e contributivo allungare il periodo di precarietà. Ecco, lo Stato invece deve aiutare gli imprenditori a trasformare i contratti di lavoro a tempo indeterminato, in modo che le imprese si sentano spinte a consentire ai giovani di avere maggiore stabilità, maggiore certezza, guardare all'avvenire con maggiore fiducia. Da Iesi, Cristiana Simoncini per Vallesina TV.